E beh, YouTube, ciao. Oggi devo fare un video un po' particolare sulla tornitura dei piatti. Ho ricevuto da Roma, da un amico che è un batterista professionista, un Charleston appena acquistato. Guardando i miei video, si è incuriosito, mi ha chiamato chiedendomi se potevo fare questo tipo di lavoro che oggi vado a fare. Praticamente il lavoro consiste nel assottigliare i piatti del Charleston, quindi asportando ovviamente col tornio del materiale. Quindi non mi resta che scartare il piatto che è appena arrivato e vedere cosa ne esce fuori. Il video sarà diviso in più parti. Ci sarà una parte audio dove appunto registrerò il Charleston così col suono originale. Andrò a pesare i due piatti, quello superiore e quello inferiore, a fare la lavorazione, quindi a asportare il materiale. E poi al lavoro finito farò nuovamente una registrazione, un test audio, giusto per vedere la differenza timbrica del piatto in versione originale e in versione lavorata. Vado ad aprire con voi per la prima volta il pacco che è arrivato, così vediamo assieme di che cosa si tratta. Allora, eccolo qua. Ripeto, è la prima volta che lo apro, quindi è una sorpresa anche per me. Ripeto, il piatto è nuovo, tra l'altro non è neanche un piatto economico perché sono dei piatti particolari, lavorati a mano. Eccolo qua, questo. Il piatto è questo. Questo è l'inferiore, è un 15 pollici. E questa è la parte superiore, bello pesante. Proviamo a vedere anche come suona. Iniziamo a pesare il primo piatto. Qua c'è scritto 1,407 grammi. Vediamo se corrisponde alla realtà. Non so se si vede. Comunque fidatevi, è giusto, 1,407 406 407. Secondo piatto. Quindi il top. Qua c'è scritto 1,231 grammi. E corrisponde, la bilancia dice 1,232 grammi, quindi ci siamo. L'intenzione è di portare il piatto inferiore, quindi quello di 1,407 grammi, a 1 kg circa. L'altro, quindi il superiore, che adesso è di 1,232 grammi, portarlo appena sotto il chilo. Iniziamo la lavorazione e vediamo cosa ne esce fuori. Abbiamo detto prima il bottom, prima il piatto inferiore. Monto questo utensile con le placchette intercambiabili. Serviamo bene. Due, tre e quattro. Mettiamo Thank you.
arrivati all'asportazione, per dirla in termini tecnici, di circa 150 grammi di materiale dal primo piatto, che ricordo che è quello di sotto. Ho fatto già una prova audio e sono decisamente più bassi di tonalità, quindi più asportiamo materiale e più si abbasserà la tonalità, quindi adesso suonano più scuri ed effettivamente è quello che Armin voleva. Andiamo avanti. Faccio riposare un attimo il motore, che ormai è già da un'oretta che sta girando, e nel frattempo vi parlo di questi utensili per tornio, che sono questi, che pur essendo di con gli occhi a mandorla, quindi provenienti da siti cinesi, devo dire che tagliano veramente bene. Allora, questi hanno le placchette intercambiabili, li ho comprati, li ho utilizzati già una decina di volte e le placchette sembrano durare. Mi sembra che taglino anche bene. Non sono un tornitore, ovviamente, non sono un esperto del campo, però a me per fare questo tipo di lavorazioni sembra che vadano più che bene. Bene, continuo. Quella che sentite è una ventola che ho aggiunto posteriormente al motore, in modo da rinfrescarlo. Andiamo avanti. Superiore, che prima pesava 1,231 kg, adesso finalmente pesa 1 kg esatto, dopo un po' di truccioli. Siamo arrivati anche all'ultima lavorazione al tornio del piatto inferiore, che doveva raggiungere il 1,1 kg, quindi ci siamo perfettamente. Quindi adesso non resta che fare le prove audio e rispedire il Charleston. Vi faccio vedere anche un po' di residui di lavorazione. Guardate che bella pacottiglia. Un'ottima spugnetta, direi. Bene ragazzi, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, spero soprattutto che il lavoro sia piaciuto ad Armin, fra qualche giorno glielo spedirò. Non mi resta che augurarvi nuovamente, ma mi sa che non l'avevo ancora fatto, di augurarvi un bellissimo 2019 a tutti quanti, e continuate a iscrivervi, condividete, se vi piacciono i video mettete un bel pollice in su, alla prossima, ciao!